Eccoci qui ragazzi per un nuovo volo. Oggi siamo all'aeroporto di Trento Mattarello. Guardate che bello, location in mezzo alle montagne con i nubi, i cumuli. Guardate che location da paura. E siamo diretti quest'oggi con questo bel Cessna 152 India Sierra Foxtrot Alfa. Modifichiamo, aspettate un secondo, select aircraft, vediamo se si può modificare la marca, l'immatricolazione, vediamo, il secondo, Details, sì, si potrebbe modificare, ma lasciamo la Foxtrot Alfa come sigla, perché il Foxtrot Bravo è l'altro aeroplano usato dall'aeroclub di Forlì. Allora, vi faccio vedere dall'alto come siamo messi, runway outside, top down. Eccoci qui, noi partiamo pista 18, quindi faremo questo. E poi ci faremo backtrack per partire. Il nostro punto di riporto, seguiremo la vallata, il fiume, vedete. Aspettate, siamo verso, sì, siamo verso sud. E il nostro primo punto di riporto, ve lo dico subito, perché ho la mappa che voi non vedete. Allora, cockpit per ora, poi la vedrete anche voi. Allora, locking spot. Prendo Navigraph. Il nostro punto primo è Cagliano, VP481 Cagliano, dopo Cagliano avremo Rovereto, quello vabbè preso ovviamente le coordinate, poi faremo praticamente un lungo tratto di 40 miglia fino all'Overe, poi dopo l'Overe andremo verso Erba, dove c'è stato l'omicidio, poi sul lago vicino a Laveno. Dopo Laveno un breve tratto fino a Varallo, che è proprio un punto molto importante vicino ad Aosta, e poi l'ultimo punto sarà Chantillon. E noi ora qua nella mappa vedrete che c'è un settore praticamente che è circolare, dove c'è il carcere, dove non si potrebbe, è una zona proibita, da ground a 1500 intorno all'aeroporto di Aosta, poi c'è un'altra area restricted, ovviamente bisogna vedere i NOTAM intorno all'aeroporto, fino a 13.500, però sai, se ci atterri puoi anche farlo, è una zona abbastanza tosta, poi c'è una MTA militare fino a 6.200 dopo Aosta e c'è una piccola zona fatta a quadrato, circa, no, una specie di piccolo parallelogramma, da 1500 a 5500, è una training area, ok, è a sud dell'aeroporto, va bene. Noto ciò, vediamo il meteo, vi leggo il meteo, allora aspettate che torno alla nostra rotta. Ok, dove caspita sei? Ok. Allora, noi abbiamo il nostro bel aeroplanino. Eccolo qui, ora entriamo dentro. Ok, Foxtrot Alfa. Entriamo dentro. Allora, ok. Entriamo dentro. Cockpit 2D. Allora, per ora è tutto spento. Dovremmo contattare ora la prima cosa che facciamo velocemente sono i check. Allora, briefing, ok, navlog, ok, così lo vedete anche voi ora qui. E qui sono indicati come waypoint, però in realtà intanto questo ci dà, ora qui la quota l'ho messa
9.500, tanto sarà la nostra quota di crociera, perché noi stiamo andando praticamente, se vedete da lontano la rotta, noi, se la vedete da lontano, stiamo andando praticamente una parte verso nord, poi però complessivamente stiamo andando verso sud, quindi dispari più 500. Mi sono mantenuto alto, per ovviamente non beccare le montagne, che non è una bella cosa. È abbastanza freddino oggi, ci sono, ora vi dico subito, il metro, ve lo leggo, tu, 1 grado, 2 nodi di vento, da 350, me l'hanno aggiornato ora, ci picchia loro, allora, ok, metal, weather, customize, ok, advanced weather, ok, wind, ci becchiamo proprio il wind principale, ok. Abbiamo detto quant'è? 2 nodi e non 4. 2 nodi da 350. Ok, me l'hanno aggiornato ora. L'ultimo minuto c'è bisogno sempre di un aggiornamento. Ok. Lima India Delta Tango, ce lo salviamo. Lima India Mike Whiskey. Ok. A sto punto che cosa facciamo? A sto punto allineiamo questo. Questo, ok, 614 piedi mi piace di più. E a sto punto, aspettate, scusate, lo risalvo, Mike Whiskey. Ok, andiamo velocemente ad accenderlo. Allora, facciamo proprio questo, metto dentro. Trim per il decollo, ok, trim per il decollo, selettore bot, master, ok, avionica on, bot, nav 1, marker, DMI, ADF, ok, GPS, lo ingrandiamo se lo diventiamo ciechi praticamente, e non mi piace sta cosa. Ok, mettiamo terrain, così ci dà anche uno sguardino al terreno. Perché? Ok, è un po' lento. Ok, dimmi allinea automaticamente il giro direzionale, ottimo, mi piace sta cosa. Questa è la nostra rotta. Ok, ora siamo al parcheggio, allora prendiamo traffic, ok, select the number for takeoff, 18, announce, takeoff remain, announce taxi, aspetta annunciare il taxi perché manca abbiamo acceso l'aereo, land no, nav, ok, on, allora, chiudi qua. Un secondo, chiudi. Ora dovremmo provare. Quindi, miscela tutto avanti. Dovremmo vedere. Ecco, il free flow sta aumentando. Ok. Miscela la lasciamo dentro. Nav beacon landing taxi strobe beacon on e a questo punto lo accendiamo. Allora mettiamo allora togliamo questo, mettiamo un pochino dentro, non tanto. Poi abbiamo fatemi ricordare on. Ok. Aspettate, facciamo stabilizzare la manetta, ok, mettiamo la manetta un po' che qualche centimetro per farlo stabilizzare, la fuel pump la possiamo togliere, possiamo accendere la taxi light intanto, e possiamo chiedere il taxi a questo punto. Ok, qui siccome ci vedono dalla torre, questa è la visuale dall'ala, ok.
mettiamo il cockpit 3D un secondo, ragazzi. Ok, flap. Ok, un'attacca di flap. Ok, eccoci qua. Alla grande. Abbiamo già fatto il pushback a mano, così l'aereo è già pronto. Ora l'unica cosa che dobbiamo fare è controllare intanto le impostazioni. Aspettate, fatemi guardare. Allora, ok, danni, ok, radar automatico, ok, mi piace. Ok, a questo punto abbiamo landing light off, pitot on, c'è un freddo boia. A questo punto direi qui di farci la prova motore, tanto chi se ne. Siamo in fondo libero volo, quindi ok, manteniamoci costante, left, calo, bot, right, ok, tiriamo giù motore. Allora qui mettiamo, siamo VFR 7000, in standby, ok. Le nav non ci servono a niente, tanto andiamo col GPS, quindi possiamo comunque sia tac, togliere e iniziare il rullaggio. Questo me lo metto. No, aspettate, si sta muovendo da solo. Ah, fatemi mettere. Allora, questo lo metto un pochino più su. Ecco, mi piace così a me. Ok, no, un po' più su, ok. Ora lo salvo come Lima India Delta Tango. Ok, e a questo punto andiamo nel nostro bel cockpit 3D e togliamo freno di parcheggio, diamo un altro filetto di motore. Allora, abbiamo detto che dobbiamo beccare, allora, un po' di freno, ok, un po' di freno, togliamo motore. Ok, questa di rullaggio qua, ok, diamo un altro po' di motore. Togliamo, vabbè, tanto lo posso fare anche da dentro, che me frega. Togliamo un pochino di questa, perché se no sprocchiamo le candele alla grande. Ah, mi si è spento, accidenti. Volevo fare la prova, aspettate, mi tocca di accendere. Fuel pump on, questo indietro, questo tutto avanti. Allora, va messa più manetta. Ok, va messa più manetta. Ok. Ok, mettiamo freno di parcheggio. Ok, quindi togliamo un po' di manetta per non far sporcare le, come si dice? Lasciamoci pure la pompa, tanto va bene così. Allora, siamo tutti settati, direi che va bene. Ok, tanto siamo UFR, non ci coincide la mai nessuno. Allora, vediamo. Ok, ora abbiamo un pochino più di niente, scusi, quando che cosa inizia il nostro counter quiz. Per ora va bene così. Togliamo il freno di parcheggio e ci portiamo. Ok, guardate che belle, guardate che grafica che ha questo gioco. Mamma mia, fa paura. Questo simulatore fa paura. Comunque il VFR estremo è ancora superiore come grafica. Ora, piano piano, piano piano, stiamo rullando. Vi dico anche voi la velocità, ma ve lo dico dopo. C'è un mezzo, ah, c'è il traffico stradale. Ok, manteniamoci centrali. Non abbiamo nessuna spia, quindi questa è una cosa già buona. Ok, devo modificare una cosa, devo modificare il, aspettate un secondo, settings, controls, elevator, rudder axis, ok, un pochino, ok, un altro pochino, ok, va bene. Ok. Se no non abbiamo granché di controllo. Ok, mettiamoci centrali.
frena. Allora, freniamo alla grande. Pista 18 a nostra destra, quindi dovremmo dire India Seravitto Fox Talpa, prima che siamo perché ci rivolgiamo. Trento Tower, all short runway 18, request clear for backtrack. Allora diranno sì, e a questo punto, siccome la pista 18 è di qua a destra, noi andiamo a destra. Eccoci qua la strada. Ok. E andiamo a destra perché poi noi dobbiamo partire verso sud. Quindi, ok, togliamo, diamo un po' di motore. Ok, impegniamo la pista, guardiamo sempre che non ci sia un cane in avvicinamento. Ok, freniamo. Ok, facciamo un fast taxi. Ok. Ah, ci dobbiamo settare l'autopilota, che cosa devo fare? Vabbè, lo facciamo prima della partenza. Ok, togliamo tutto motore. Un po' di motore, ora dobbiamo girarci anche in poco spazio tra l'altro. Ok, stiamo andando insomma abbastanza veloci. Ok, diamo proprio un filo di motore. Ok, ci giriamo, diamo un po' di motore, ci siamo fermati. Ok, togliamo tutto motore. Ok, e ci siamo allineati, controlliamo. Ok, entriamo nel nostro cockpit, direi 2D, vediamo. Ok, ci siamo allineati. A questo punto settiamo il nostro bel autopilota, tanto loro scuoco ce lo daranno dopo. 9500, allora 9500, ci mettiamo addio, vabbè, 500, no, facciamo 700 piedi in salita. Ci mettiamo, ok, allora land on, taxi off, strobe on. No, aria calda non ci serve. Siamo pronti. Tiriamo su un pochino il motore. La temperatura è abbastanza bassa, quindi facciamo una bella cuocetta. Lo facciamo riscaldare un po'. E a questo punto mettiamo il nostro bel cockpit, ok, ridotto. Aspettate un secondo, volevo capire perché. Allora, alzo un pochino lo scenario, aspettate un secondo, se no non si vede niente. No, ho sbagliato. Ok, no, aspettate un secondo. Ok, questo lo rimetto a posto, va bene. Ok, ora ci mettiamo il nostro ora è caldo, possiamo abbassare il motore. Ok, ci siamo. Prendiamo il nostro cockpit, abbiamo tutto settato, dobbiamo fare le comunicazioni radio. Allora, India Sierra Fox, India Sierra Victor Foxtrot Alfa, aspetta, dobbiamo prepararcela prima. Ora dobbiamo dire ora. Mattarella sarebbe Trento, quindi
India si è vinto Foxtrot Alpha, Trento Tower, lineup Bravo 18, request clear for departure. Loro ci diranno il vento e quindi noi a questo punto depart south. Ho tagliato ovviamente gli audio iniziali dove praticamente ok, ora dobbiamo controllare un'altra cosetta, scusatemi, ecco, mettiamo tutta miscela, questo è importante, ok, ora mettiamo il nostro cockpit 2D, togliamo il freno di parcheggio e siamo pronti per il decollo. Avanziamo tutta manetta. Le mani libere, autopilot on, altitude hold, nav on, ok, direi di ridurre la velocità di salita, vabbè che sono belle le montagne, oggi vi ho portato proprio un bello scenario, allora mo aspettate. Non ci considerano più, non ci danno manco lo scopo, vabbè, siamo morti. Ah, turn Milan Center, ok. Request for following, ok. Ok, ci hanno dato lo scopo. Prego, figurati. Questo l'avevamo messo in odometro on, ce lo siamo scordati. Ok, per ora non ci vogliono più. Ok, guardiamoci, godiamoci l'ambiente. Guardate che montagne, da paura. Allora, smaghiamola un po' perché stiamo a 2000 piedi. Sbaghiamola un po'. Ok. Guardate che bello, che figata. Aspettate che lo salvo. Questo intanto, piccolo tanto delta 2. Ok, vai. Ah. Ok. Se non erro. È questo qui che è VP281, che si chiama, aspettate che lo prendo, Cagliano, ci abbiamo, più in punto è Cagliano. Ah, guard approach, già l'approach dobbiamo. Sì, parliamo, facciamolo. Country X. Ok. Questa me la smagrisco un altro po'.
Ok. Guard approach. Un Cagliano, ok, ora diciamo che siamo su Cagliano perché stiamo virando. Ci siamo, già. Contact guard approach. Over Cagliano at 4,307,000 feet. Ok, vabbè, mi ha ridato il ok. Stiamo alla grande. Aspettate, vediamo se l'aereo. Ah, togliamo un po' di luce di roba. Allora, aspettate, che qui stiamo a fa casino, se no. Fuel pump off, landing light off. E ora va bene, continuiamo. Riduciamo il rato di salita. Stiamo decelerando troppo. A questo punto possiamo mettere 500 e acceleriamo. Ok. Tanto qui non c'è montagna, stiamo alla grande ormai. Ok, va, wow, guarda che belle le montagne. Allora, D, ok, allineiamo, ok. E Calt X. Calt X. Ok. Stiamo acquisendo velocità, piano piano. Vediamo dal GPS dove caspita siamo, più che altro che ci interessa. Allora, facciamolo un po' più grande, se fosse semplice. Ok. Ok, flat plan, vediamo il nostro prossimo punto è VP2, vabbè. Allora, aspettate che se no non ci capisco niente, un secondo, eh. Ecco, così ci capisco di più, la vedo meglio la rotta. Ok, facciamo un po' di zoom, ok, un po' di zoom. Ora siamo già sull'Rovereto, quindi dovremmo contattare il guard approach, c'è una... fra un pochino, ci manca poco. Ok, torniamo. Abbiamo 97 nodi di... benissimo. Pianti aerei. Ok, bene. E dovremmo sì dire anche la quota, guard approach, di essere, prima che ti rivolgi per chi sei, guard approach, ah, all'inizio ho sbagliato, prima che ti rivolgi per chi sei, non India Sierra, quindi in guard approach, India Sierra Victor Foxtrot Alpha, over Rovereto at 5,500 feet. Estimate, e a questo punto dovremmo dirgli l'altro dopo quanto lo stimiamo, sono... Il prossimo punto su 39 miglia e a 100 sono praticamente, dobbiamo fare il calcolo di minuti, andando a 100 nodi sono 100 nodi in un'ora, 50, ora siamo a 28, estimated 00 next hour, perché ora è lunga la tratta. Allora, ok, e il prossimo punto, siamo già su questo. Il prossimo punto sarà sarà VP467, che è l'Overe. Siamo sull'Overe. Ok, allora Calt X. Siamo già a 6.000 piedi. Guardate che bella la vallata, che figata, siamo altissimi ora. Ora ci becchiamo la turbolenza. Ok, Caltrix, stiamo smagrendo ancora,
Quanto stiamo salendo? Quant'è la miscela ora? Il 53%. Beh, sì, stiamo salendo come le palle di fuoco. Vediamo. Ok, 02. Ok, guardate che bello. Che vista che c'è da quassù. Fa paura. Continuiamo. Allora, ora mettiamo, scusate, metto velocità per 2, se no ci impieghiamo 200.000 anni. Ok. Guardate che bello. Ve lo lascio un po' così almeno lo potete apprezzare la bellezza. Vedete un pochino, vabbè, tra i malaerei, ora stiamo considerando che stiamo andando. Allora, smaghiamo un altro po'. Abbiamo ora? 50%, ok. Siamo a 7.000 in aumento. Stiamo salendo alla grande perché dobbiamo praticamente. Guardate che bello. Perché dobbiamo praticamente passare, salire sopra così non ci abbiamo problemi con gli spazi aerei. Praticamente. E soprattutto col suolo, che con gli spazi aerei. Ora non c'è niente qui in mezzo, quindi va bene. Poi noi siamo comunque in contatto col controllo e va bene. Allora, questa qui ora, Milano, città, allora vediamo, zona A, ecco, e dopo l'Overe noi abbiamo sta maledetta città di Milano, porca miseria, ci tocca salire ancora, quant'è lo, l'Over Limit? 095, porca paletta, ci tocca a scendere a 075 ora. Madonna mia, guarda lì. Perché è uno spazio aereo di classe alfa, porca miseria. Allora, l'over ora non dobbiamo scendere. E dobbiamo risalire dopo. Allora, l'over. Ok, tanto l'over ci siamo ancora lontani. Dobbiamo scendere a 075, vabbè, ricordiamoci. Vabbè, tanto ancora ce ne abbiamo. Mo saliamo e scendiamo giù. Ok, di CountX, CountX, ok. Abbiamo smagrito, quanto è ora? 48%. Stiamo ancora a salire, boia. Diminuiamo un po' il rato di salita. Non ho quota, il rato di salita. Allora, ok. Eccoci qua. Ecco, è ritornato anche l'audio. 8.200 in salita. Sarà un piacere scendere dopo. Se non sbaglio, se non dico una cacchiata, noi da dove praticamente ce lo sogniamo. Di scendere fino a Erba, continuiamo. Ah, sì, vabbè, c'è un pezzettino, ma per forza. Oddio, oddio, aspetta un secondo. Fino a Varallo, Dio mio, e da Varallo fino a Varallo. Porca miseria, Varallo che è il punto quasi finale. Speriamo di non schiantarci contro qualcosa perché ci manterremo a 8.000, anche se non si potrebbe, ma. Non dobbiamo andare a 95, quindi fino a Varallo addirittura. Quindi dai, abbiamo detto da, se non mi ricordo mai nulla. Da VP467 a VP 466, se non sbaglio. Porca miseria, da 467 a 466 dobbiamo mantenere 7, sì. Praticamente sì. Ok, torniamo a noi. Contact Milan, Center.
Vediamo un secondo una cosa, andiamo sul GPS. Abbiamo detto VP3, allora VP3 467. Aspettate un secondo. Aircraft Navlog. Ah, mannaggia, come me li identifica con i numeri. Ok, sì, è uguale a quello praticamente. Vabbè, lo capisco dalla prua. Allora, praticamente noi a 467 prima dobbiamo mantenere, ora stiamo mantenendo 261, fai 221, 262 e quella da 40, subito arriviamo all'over, quello lì, e allora dobbiamo scendere. Domanda, che ci stiamo salendo a fa? Vabbè, saliamo per consumo a meno, ma tanto dobbiamo riscendere. Quanto è l'over? 27. Alla quota di crociera, vai. Si domanda che siamo saliti a fare praticamente, però punti di vista. Ok, siamo velocità per due, così almeno facciamo un po' prima. Allora, ora dobbiamo zoomare. Ok, l'abbiamo messo in crociera. Cult X. No, 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 no. Cult X, sbagliato io. Quant'è ora quella miscela? 43%, la miseria. Vabbè. Ok, godiamoci l'ambiente. Wow. Guardate che sono belli i cumuletti dentro, in mezzo alle valli. Ok, guardiamolo da fuori. Aspettate, ve lo metto però velocità di simulazione 1. Ok. Eccoci. In distanza c'è un altro aereo, 12.000, un Cessna, 208. Noi stiamo alla grande. Stiamo a fare una bella. Allora, guardiamo di fronte a noi, che già è una bella cosa. Allora, di fronte a noi, oddio, le montagnette belle altucce ci sono. In realtà siamo UFR, non potremmo stare a 8.500 perché noi stiamo andando verso sud, però facciamo gli ignorri, ci manteniamo 8.500, proprio sotto. Non vorrei scendere troppo per ora. Tanto traffico lo... Guardate che belle le montagne. Ve lo lascio un po', tanto ancora ce ne abbiamo di strada. Lo salvo, scusate. Lima India Delta Tango 3. Vai. Guardate come è fatto bene anche nei dettagli. Guardate l'ogiva. Le ruote sono fatte proprio bene. Allora, ci sta scarrucciando un po' il vento, vabbè, chi se ne frega. Ok, siamo dentro. Allora, giri se abbiamo 2350. D, ok, Counter X, ok. Quanto abbiamo? Ok, in realtà ora noi voleremmo per livelli. Quindi abbiamo fatto una mezza scemenza a ammettere, perché ora noi voleremmo per livelli, è un'altra cosa che mi sono ricordato ora. Quindi in realtà lui ora, noi dobbiamo mettere a 92, ok, lui ora automaticamente ci scende, inizia tanto la discesa sua, si sì, lasciamo perdere quello, ok, e per ora mi mantengo a questa quota, perché comunque va bene così, insomma. Mi mantengo a questa quota, fatemi entrare dentro, che male non fa. Ok.
Me lo sono dimenticato io, vabbè, non succede niente, non, tanto ancora non eravamo in spazi aerei pericolosi, non c'è nulla di osceno, ci abbiamo 18 miglia ancora, ci abbiamo 18 miglia ancora, davanti a noi, 17 ora. Vorrei superarmi questa parte qua, ecco, abbiamo livellato di nuovo, quanto abbiamo di da? Oddio, ah, mi fa vedere gli spazi aerei, non me ne frega niente. Ok, quanto abbiamo di nearest? Ah, ecco, questi sono gli aeroporti vicini, vabbè. Ops, ok, suspended, ok. Questa è la rotta, ok. Abbiamo 110 nodi di... vabbè, non è male. Ok, 10 miglia, 15 miglia, ok. Va bene, 15 miglia. Dovrebbe dircelo però. Dovrebbe dircelo. Aspetta, leggiamo, perché leggere fa sempre bene. Ah, ecco, estimate time. Ecco, bastava leggere qui. Vabbè. Lo stimiamo. No, l'ho sbagliato quando gli ho detto stimato le 16. Molto prima. Vabbè. Ho sbagliato. Vabbè, ora me lo sono reso conto. Infatti mi pareva che c'era l'estimate time. E sarebbe 8, sarebbe estimate time. In realtà sarebbe estimated time over, però vabbè. Estimated time enter, cioè nel senso entrare nella nuova pezzo di rotta. E mo dovremmo scendere ora noi. Sì, ma io ho meno di 8.500, col cavolo che scendo. Siamo a 9.500 ora. Vabbè. Chi vuole? Aspettate un secondo. Ok, 92. Ok. Questo è il loro PC, sono un 4 in 4 in realtà. Allora, siamo a 13 miglia, dovremmo cominciare a scendere. Voglio scendere dopo queste montagne qua. Ok, fammi fare un zoom indietro, ok. Voglio scendere dopo quelle montagne lì, allora, view. Ok, speed 2. Ok, speed velocità 2. Eccolo. Guardate che sono belle le montagne, altissime. Voglio scendere dopo questi crinali qua. Lo lascio in crociera così almeno comunque ci acquistiamo un po' di velocità, che male non fa. Se vogliamo possiamo mettere anche aria... ora stiamo in crociera. Non è molto umido, quindi l'aria calda al carburatore no, anche non serve. Volessimo farlo, non serve perché non sei manco in Uber. Alternate static care, dovrebbe esserci. No, non mi interessa questa. La static, ci sarebbe un'altra. Dov'è? Aspettate, dov'è nel cockpit? Ok. Dov'è? No. No. Static source.
Mixture dovrebbe esserci tipo hot e no, c'ho questa che non si vede mai nulla. Ci dovrebbe essere aria calda, hot air, carburetor, hot air, tra queste parti qua praticamente. Tanto ora abbiamo ancora l'autopilota. Allora. Siamo a Semiglia, dobbiamo scendere. Allora, option, ok, normal, ok, velocità normale. E ora metto 8500 in discesa. Ok, scendi. Mi spaventa scendere a 7500 perché non vorrei. Parte che parte che comunque stiamo messi, tra un po' viriamo. Eh sì, vedo le montagne anche abbastanza vicine, non mi va di provare queste ebbrezze. Stiamo a scendere. In realtà non ci. Non so se ci. Vabbè, ora lo contottiamo, ma siamo sotto in realtà noi. Quindi non ci dovrebbero rompere i coglioni praticamente, però vabbè. Uno contattata non ce la diamo pure. In questo caso loro avrebbe dovuto chiedere, avrebbe dovuto dire VFR from. Aeroporto. Non mi ricordo mai il nome della partenza. Ok, chiudiamo, tanto non ci interessa. From come si chiama? Trento to estimating a questo punto noi prendiamo il nostro bel piano di volo, eccolo qui, nel nostro GPS, estimating ora se abbiamo l'over at overlover correction overflying over at 22 estimate il prossimo punto sarebbe dov'è? Dov'è? Eccolo qui, il prossimo punto è Erba, estimated Erba e ci deve dire quando. Erba ora dovrebbe virare, siamo a un miglio. Dovrebbe virare at 22 più 18 for 0. Ok, e ora ovviamente ci spensieriamo fino a dargli. Ora qua saremo anche contromano in realtà questa volta, quindi io direi che sarebbe più opportuno tornare nel nostro bel cockpit 3D. E mettere 7500. Ok, view, mettiamo option, mettiamo velocità per 2 così non ce la facciamo prima. Intanto ci ammiriamo il, guardate che bello il lago, c'è un po' di turbo là e qui ci sono anche parecchi spicchi d'acqua. Stiamo continuando a scendere. Ora stiamo bassi veramente.
Però è questa la quota che dobbiamo mantenere in realtà. Speriamo di farcela, più che altro. Speriamo di farcela. Vabbè, per ora non ci sono montagne altissime. Erba è la prossima. Poi quant'è la. Me ne accorgendo conto della prua. Quant'è la prua? 266. Ok, vediamo se questa è la prua 266. Sì, vabbè, qua mi dà 268, sì, per il vento. Questa è. Sì, erba, questa è erba. Che brutta sta visuale, mi piace più questa. Louvre e erba. Perché non si vede? Ah, ecco l'erba, eccola qua. Erba. E dopo erba dove andiamo? Domanda da 1 milione di euro. Dopo erba abbiamo l'aveno. Ok. Ok, dopo erba abbiamo l'aveno. Va bene. Eccoci qua, aspettate che ve lo allontano un po', così ammirate un pochino più la. Guardate che vette alte. Il problema è non finirci contro più che altro, ma per ora non ci abbiamo, se non volete non ci abbiamo altro, quindi vada a Dio. Ci abbiamo un pochino di vento che ci scarroccia, ma nulla di che. Ok. Vai, per ora vada a Dio. Quando vediamo le montagne alte cominciamo a preoccuparci. Questa è lava, la vista da lava. Ok. Poi in realtà dovremmo mantenere, cioè in base alla nostra prua, però ma che la. Per ora stiamo andando 268, quindi in realtà siamo proprio al limite, volendo potremmo mantenere anche 8500. Siamo proprio al limite, ecco. Grado più, grado meno, in realtà. Da 269 fino a l'Italia è divisa in due, quindi da 90 a 270 e da 89 a 27, da 269 danno, aspettate, da 90 a 269 e da 270 a 89 è la differenza, quindi siamo proprio sulla. Cioè 10 minuti ci siamo arrivati. Siamo sotto, quindi non ci possono rompere le scatole, perché noi ora stiamo andando per erba e non a prendere l'erba, che è anche un'altra cosa. Ed è purtroppo, infatti poi c'è questo punto brutto che ora incontreremo, abbiamo fatto bene a scendere, se no ci avrebbero rotto parecchio le scatole. Il problema è che noi per erba. Che casino che è, qui è quello spaziale, è veramente un casino. Abbiamo da Lovere, noi abbiamo fatto bene a scendere, perché ora abbiamo tutto lo spazio aereo ed è un casino sta zona. Ciao. Oddio. Oddio, allora. Aspettate che qua c'è da. Ok. Allora, fly, zona 8 di Lecco fino ad 8.5 e siamo a 7.500, non ci possono rompere le scatole. Questa che cos'è? Erba VP, non mi ricordo mai cos'è VP, Lovere. Noi stiamo andando a erba, ok, siamo scesi. Ok, arrivati a erba, abbiamo questo spazio che non ci può fregare di meno. Cos'è questa? Alzate Brianza. Training, sì, non me ne frega niente. Erba, a erba 7500 ci possiamo stare, ma dopo erba i cavoli vengono perché, oddio, upper limit 095. Porca miseria, dopo erba ci tocca salire di brutto fino a fino a l'aveno. Porca miseria, ci tocca sì salire di brutto,
ci tocca salire a 11.500. Come faccio a salire a 11.500? Dio santissimo. Dopo Erba, sì, dopo Erba abbiamo una salita da paura. Proviamo, ti devo dire. E ce la fa. Dopo Erba, quindi teoricamente Erba, noi dopo abbiamo 26 come 881 dopo Erba. Allora, andiamo ancora nel nostro bel cockpit qui. Ok. Allora, dopo Erba noi abbiamo il nostro bel piano di volo. Ah, sì, 283, sì. Quindi noi appena imbocchiamo quello, facciamo il riporto con chi stiamo in contatto e saliamo del brutto. La miseria. Tecnicamente dobbiamo mantenere. Aspettate, però ragioniamo. Se andiamo verso nord, no, sono 10.500, no, ce la faccio, 10.500, però insomma una bella schiaffata da roba. Ok. Guardate che belle le valli. Che bel volo. Lo sto ovviamente velocizzando perché sennò ci impieghiamo troppo. Guardate che belli anche i riflessi dell'aereo sulla. Tra poco ci siamo. Ok. Zoom, boia, che salita che dobbiamo fare. Ecco Mooney, guarda, Mooney Bravo, 9 miglia e mezza. Che cos'è? High speed ahead, ok. Allora, mettiamo questo, high speed ahead, ok. Ora diciamo over Erba at sì. Quanto c'è ancora? Stiamo sopra Mike Lima che è Linate. C'è Saron. Boia. Fatemi controllare di nuovo la mappa un secondo. Allora, noi siamo su Erba. Dio mio, quanto ce n'è. Aspetta qua, aspetta qui, quanto ce n'è. Allora, TMA. E noi siamo sotto questa. Oddio. Che ne so io. E siamo sotto. Sì, vabbè, tranne un pezzettino di vicino a Mendrisio. Siamo vicino alla Svizzera ora. E ora dobbiamo mantenere per forza. No, aspettate, io non ci capisco. C'è un piccolo problema, cioè siamo a fly level 0.85, dobbiamo mantenere. Vabbè, salgo a 0.85 su, però c'è questa, la zona della Milano, TMA, zona 1, Brera. Ok, però perché lui poi mi dice. Ho capito che c'è questa zona Brera, ok, però perché c'è quest'altra. Dio santo. Dopo Erba c'è un pezzo, cioè si sovrappongono praticamente Milano TMA zona 5 Varese lower 5.500 e fly level 0.95 la upper. Ok, ma perché si sovrappongono? Non capisco sta cosa. Questa è una e l'altra. Dio santo, non si. Sì, siamo vicino alla Svizzera, è un casino sta zona. E questo mi torna infatti 10.500. Ok, che casino sta zona, mamma mia. Questa, ok, devo salire a 10.500. Ok, dopo Erba, però prima me l'ha apparsa. Ecco, Dio, come c'è la zona CTA, zona Erbrera, che classe alfa, fra il level 095
non ne ha fossa lì sopra. Cioè, che casino. Vabbè, lì si entra dentro, che ti devo dire. Cioè, ok, non si potrebbe, però, che non c'ho Space Shuttle, cioè. Problema Milano zona Timea, zona 5 Varese. Non saliamo sopra. Sopra 095. Perché poi qua c'è un'altra zona. Dopo. Dove caspita è? Ivrea. E niente, 95, dovrei mantenermi 85 io ora. Vabbè, teniamoci 85, che Dio ce la mandi buona. C'è troppe zone qua, cioè non ci si fa proprio. Sarei dentro. In realtà io dopo Erba dovrei salire, però se salgo sono comunque dentro questa zona che è più grossa. Porca di una miseria. Milano Swiss TMA per un pezzettino. Quindi dovrei mantenermi a 10.000. Questo no. E dov'è l'altra? Allora, scusate, ma... che come caspita si fa? Devo mantenermi a 9.000. Ma in realtà sono in conflitto comunque con tutti praticamente, perché 9.000, se io mi mantengo a 9.000, qui ci posso andare. A 9.000. Ok. Ok, a 9.000 io ci posso andare, 9.000 ci posso andare, e no, poi entro in questo pezzettino tra Erba e l'altro punto, quindi devo scendere 9.000 e poi salire a 10.500, a 10.000, 9.000, 10.000, ok, a metà tra Erba e quell'altro, devo salire a 10.000, ok, vai, devo mantenermi 9.000, a Erba e poi salire a 10.000 a praticamente sì, salgo a 9.000, no, 10.000, 10.000 prima di arrivare a WP477, che casino, e poi che fo a WP477, cosa, non posso mantenerlo più 10.000, no, questo non me ne frega niente, che Dio santo, e questo che è? Restricted Ivrea 2000 GL tra level 135 MSL. Sì, vabbè. Sì, vabbè, dai, cioè non dove mantenere 9000 e vai a WP477, dove mantenere 9000. Quindi facciamo Erba 9000. A metà 10.000 e di nuovo su 477 9.000, 9.000, che bordello, non si capisce nulla. Mamma mia. Ok, va bene. Che casino, ora devo salire a 10.000. Devo salire a 10.000, poi 9, alla 9.000, a metà, quindi ora sono a 7.500. Siccome sto arrivando, tra le altre cose, sono a 10 miglia, direi che sarebbe anche l'ora di salire. Ok, direi anche che sarebbe l'ora di salire. Quindi mettiamo tutto motore. Questo lo mettiamo a 9.000. Ok, e tu sali a 9.000. Vai, zitto. Ok, vai, sali. Sì, dovremmo comunicarlo, vabbè. Dove è la torre? Cos'è? Milano Approach. Milano Approach, India Sierra Victor Foxtrot Alfa, climb to level 090. Inbound to Erba. Ok. Devo mantenermi per forza a 9.000, anche se è un livello IFR, però devo mantenermi. Allora, mettiamo questo, ora smagriamo, perché devo smagrire io. Ok.
Ah, aspettate un secondo, metto il Lima India, Mikey Lima, vediamo in questa zona che cosa c'è Ah, 98, vabbè, è sceso pochissimo, vabbè. Ok. Facciamo normalmente lo smarrimento. Ok. Lasciamolo a 44, vai. Allora, riduciamo un po' la manetta. Allora, ok. Milan Center. With you, dicono in realtà ci dicono good morning, go ahead, noi diremo India Sierra Victor Foxtrot Alpha, we have via car flight from, non mi viene mai il nome, Trento to Aosta, at flight level 090, in, over Elba, expecting, il prossimo punto è Erba, il prossimo punto è dove caspita l'Aveno at sono 15, ora ne abbiamo at 58, ora a metà noi dobbiamo prenderci la mappa a metà, che casino. Più di sto coso non mi interessa. Allora, a metà noi dobbiamo... Aspetta, che velocità ho di simulazione? Velocità 2, ok. Vedi, c'è questo pezzo, che cazzino. Che pezzo? Voglio vedere un secondo qui dal simulatore che cos'è. Map? Voglio vedere che cos'è. Ok. Questo che cos'è? Milano CTA Sector 3. Ah, c'è anche qua. Eccolo qua. Allora. Aspetta. Ok. No. Ok. Voglio vedere un momento, voglio fare uno studio dei settori. No, non ci credo. Devo salire a metà. Ah no, si contraddicono, cioè class C e poi c'è class, sempre class C, ok, questo, class C, ok, questo, Milano 73, 6.500, dove salire a 11.000, teoricamente, la Tiamiamo mi dice fino a 10.500. Sector 3, quindi deve salire a 11.500. Questo mi dice, sì, 11.500. Quest'altro che caspita è? Lugano CTR. Ah, ecco, lì non posso scendere sotto i 6.500. Mo devo salire. Allora ancora, porca paletta, sì, devo salire ancora. Fly. Una veloce scorsa, sì, perché questo è
Lugano, cioè il CTS Lugano non me ne può fregare di meno. C'è questo, che è questa zona qua, che è sopra, in realtà sì. E che caspita. Sì, vabbè. 6.500, ecco, 9.500, devo starci sopra. E poi questa. Fammi vedere. Milano Swiss TMA. Sector C. 10.500, ma mi sa che se io salgo fino a... Mi sa che se io salgo, se questa è classe A ed è fino a 0,95, se io a metà salgo fino a 10.500, me la salvo praticamente. Praticamente, spero, teoricamente, di salvarmela. Teoricamente, spero di salvarmela. Perché sì, il problema è che è un casino perché si sovrappongono tutti questi enormi settori. No, non mi può fregare di meno. Sì, ah, ora devo salire. Dai, salire fino a 11.500. Porca paletta. Vado nel cielo verso e oltre praticamente. E fino al prossimo punto che si chiama, non mi viene mai il nome, santo cielo, Laveno. Ok. Modo salire. Di nuovo, tutto motore. Boia. Eccoci qua, stiamo salendo nel cielo e oltre, sperando che tutto vada bene. E che Dio ce la mandi buona. Milano approach, inglese Victor Foxtrot, with you. Go ahead, via free flight, ok. Climbing to flight level 115. Inbound Laveno. Se ci chiedono lo stimato, praticamente togliamo questo. Ancora, ok. Ok, abbiamo allineato, ok. Ok. Siamo a 10.000, porca miseria, siamo a un lato di salita mostruoso. Dobbiamo scendere, se no non ce la facciamo manco a... E ora ci sono le montagne alte. Ci siamo. E dobbiamo scendere dove? A Laveno, noi che facciamo? Aspettate, qua che spazio c'è? Dai, che spazio è questo? Zona A? Ok, dobbiamo stare sempre sopra. E sempre sopra? E che caspita? No, no, no. Dio, non c'è, non si capisce niente. Poi da circa la zona di Brera, classe alfa, devo scendere sotto, cioè non si, cioè si compenetrano ma non si capisce niente. Allora, fino a quello io arrivo, ok, a 10.500 va bene. Dopo Laveno devo scendere sotto 9.000. Che casino. Ah, che casino, guarda, che casino, che casino. Dopo Laveno devo scendere sotto 9.000. Va qua. Ok. Fino a vararlo, vabbè. Vabbè.
Almeno scendo, ok, dove esattamente però scendo? Questa è zona CTMA, quindi fino a 10.500 proprio all'Aveno scendo, va bene. Mi faccio una discesa da Papua. E ole, ole. Allora, ci siamo. Che vuole questo? Sì, contatto Milano Center, anche se sto salendo nel cielo blu. Allora, fammi mettere... Allora... Ok. Siamo altissimi ora. Porca miseria, guarda qua che montagne che ci sono. Guarda la pista. Guarda l'aeroporto, caspita. Si vede da qua. Sì, vabbè, ma qua siamo montagne, ma anche abbastanza alto. Quello deve essere Lugano, se non sbaglio. Ok. Vediamo se è Lugano quello. Di, ok. Di. Sì, è Lugano quello. Togliamo lo zoom. Prima sera Z Alfa, Nearest. Push. Ok. Ok, e che cacchio? Vai. Enter. Ah, Lugano, sì, Lugano, Lugano, ok. Va bene. Ora che cavolo devo fare? Scendere a 9.000? Sì. Scrivo qua. 8 o'clock. 8 o'clock. Sì, là sotto, vabbè. Allora, devo scendere 9.000, allora. Mi pare di ricordare, cioè, non ci sto capendo più niente. 9.000, sì, perché sennò entro nella zona. Però sempre città è... Ni, sei comunque dentro, però nel senso Milano zona CT1 Brera e comunque dovesse già io a 9.000, però 9.000 poi va in conflitto con quell'altra dove caspita è. No, no, e questa zona è zona CTA di Brera, qua mi dà 9.500, quindi ora devo mantenermi a 8.500 in realtà, perché sì, non ho, sto andando verso sud, a parte oddio sarebbe già 7.500, si sì, andò. Allora, option, ok, ora me lo salvo. Lima India Delta Tango 4. Che caspita, Lima India Delta Tango 4, vai. E ora devo scendere di brutto. Allora,
togliamo il promotore. Mettiamo 8005 per ora. Sto scendendo di brutto. Torniamo al nostro cockpit 3D, togliamo ancora manetta, togliamo, se no se andiamo troppo forte, ora siamo a 10.000 in discesa rapida. Se no ci dicono qualcosa. Ok, ora deceleriamo. Ok, stiamo decelerando ora. Diamo un po' più in più di manetta. Teniamo al 54%, diamo un po' più di manetta. Ok, ok, allora stiamo mantenendo 8.000 e stiamo andando verso, allora vediamo verso dove stiamo andando. No, così non ci capisco niente. No, ok,
Il prossimo punto è 2-6-1. Ora abbiamo 2-4-5 noi, quindi stiamo andando verso sud. Quindi in realtà dovevamo mantenere 7500, però mo guardiamo un secondo. Noi ora stiamo in questo tratto qui, 2-4-5, vabbè qua 2-6-4-6. Ok. Ok. Controlled, ok. Siamo in questa zona qua noi e dobbiamo mantenere, sì, in realtà dovremmo scendere ancora. Dovremmo scendere ancora, sì, vero. Non me lo ricordo più. Varallo. Ok, varallo. Ok, non me ne frega niente. Ok, poi non c'è più niente per fortuna. Ah, si è lodato. Però mi pare ci fossero delle montagne ora dopo varallo. Non vorrei dire una cavolata. Però vabbè, vediamo. Tanto arriviamo a varallo. Siamo arrivati praticamente. E chi se ne frega, 10.000 piedi. Stiamo virando, ok. Quindi ora noi abbiamo il prossimo punto che è Chantillon, apparente. Se siamo su un varallo, siamo Chantillon il prossimo, va bene. Non abbiamo grandi aree di pericolo, non ci vedo niente, santo cielo. Ivrea, come lower limit. Ah, ora abbiamo la restricted noi. Sì, ora dimmi come caspita faccio Livrea 12.500 dove scende sotto 2.000. Lower limit restricted. Low. Ma io non lo so, a varallo. Stiamo a varallo, praticamente qui noi dopo varallo abbiamo... devo stare sotto 9.000, ora qua per questa cosa noi dobbiamo... Pure questa c'è. Ah, Ivrea 2005, sì. È uguale, uguale. No, non ci credo. Ah, qua ci schiantiamo. Above ground level. Ok, quindi dobbiamo mantenerci su coso a 2000. Ma io non lo so. Cioè, e a Chantillon ci passiamo a 2000? Vabbè, e allora che Dio ce la mandi buona. Allora, aspettate un secondo, options, ok, normal.
Ok, mettiamo 2000 in discesa. Qua ci schiantiamo di brutto. Perché l'above ground level è quello che mi fa paura a me. Ora. Il problema è l'above ground level che mi fa paura. Sì, non so quant'è il suolo, ma porca paletta. Allora, fammi vedere. Allora. Eccoci qua. Il problema è quello, non so quant'è. Aspetta, stiamo a 1000, riduciamo a 1000. Stiamo scendendo alla grande ora. Allora, io direi di livellare a 5000. Livelliamo a 5000 feet, ok, 5100, 5000. Ok. Allora, simulation rate normal. Ok. Dio, come stiamo passando vicino alle montagne. Allora, io direi di salire anche a 6000. Io direi di sì. Allora, ok, 5200, 5000, 6000. Saliamo a 6000. No, siamo a 5500. 5500. Sì, report, sì, vabbè, abbiamo visto il traffic, non ci ammazziamo. Ok. E fino a qui ci andiamo proprio già senti. Io salirei anche un altro pochino qua. Saliamo a 6000. Quant'è ora? Ok. Chiudi sto coso. Ok. Di, ok, tanto lì. Quant'è? 51, vabbè. Guardate come stiamo passando sopra le montagne. Guardate qua, cioè, sto salendo, per fortuna mi sta andando bene, qui c'è un po' di termiche. Dio mio, altro che 2000 piedi, qua sarà 300-400 metri nemmeno. E ora è il momento dovevi calcolare il meteo a destinazione. Aspettate un secondo. Meteor, ok, togliamo questo. Abbiamo 8000 e 4000. Allora, modifichiamolo. Ok, weather, customize, advanced weather. Ok, ora abbiamo clouds. Abbiamo cumuli da 7.700 a probabilmente 9.000, però quant'è questo? Dio mio, broken. Ok, broken, quindi few, mettiamo broken, 6 ottavi, da una base di 9.000 a 7.700, poi ci mettiamo cumulus. Broken, ok, mettiamo broken 5, ok, broken, sì, la metà facciamo, vabbè, mettiamo sì, broken 5 ottavi, e poi cos'erano? Few a 3100, a 4000 circa, la più, la mettiamo più, da 3100 a 4100.
strati, stratus, turbulence, light, questo quant'è? Ok, light, questo ok, cumulus, questi sono few. Quanti sono questi? Mi ricordo. Few, sì, few. Few, ok. Light, 3100, stratus. Temperatura, tra i nodi, da 180, 1200. 1200 sono 1013 per 29,92 sono 2,60. Ok, allora, temperature, abbiamo detto, oddio. Uffi, 9 gradi, 29,60. Allora, 9 gradi per 1,8 più 32 sono, ok, sono 48, quindi queste sono 48. Questa è 48. Che caspita, 48. All'altitudine di Aosta, non ne ho idea, non è manco pallida. Aosta Airport, vediamo quant'è l'elevation. Aosta 546 metri. Allora, 546 metri diviso 0,048. Allora, 546 metri diviso. Eh sì, buona, 46 diviso 0,3048, sono 1790. Allora, 1790, qui c'ho 48, la dew point quant'è? 7 gradi, ah, è anche molto umido, porca miseria, 7 gradi, ok, quant'è? 45, questo è 45. Questo è 6, quindi lo modifichiamo, 6, clouds, ok, e ricominciamo a... Ok. No, io salirei in alto pochino, che qui mi vedo tanto la montagna contro di noi praticamente. Ok, stiamo a salire. Abbiamo modificato il meteo, ok, anche le temperature dovrebbero essere modificate se si vede. Sì. Vediamo quant'è. Sì. Ok, abbiamo velocità. Ecco, ha ripreso anche l'audio. Ora lo salvo. Lima, India, Delta Tango 4. No. 5. Ok. Vediamo. Eccoci qua. Guardate che bello. Ci abbiamo le nubi sotto e le nubi sopra. Guardate che figata. Siamo in mezzo alle montagne, mi sa che non ci arriviamo oggi. Allora, devo mantenermi a 6.500. Fatemi vedere un secondo, non ci sto capendo più niente, dove siamo? Allora, un secondino, eh. Io ora mi manterrei proprio a quello delle montagne. Saliamo un altro pochino. 5, teniamo sempre questo in salita, ok, e poi devo fare anche le discese da Pavua, arrivato vicino. Guardate qua, porca miseria, abbiamo sfiorato le montagne, stiamo salendo. Oh, abbiamo beccato il percorso peggiore, che caspita. Il problema è che stiamo salendo, se stiamo 8.000 qui sotto in salita. Abbiamo la rotta peggiore, cioè veramente fa paura. Ma dobbiamo schivarla qua. Noi non possiamo andare là. No, no, no. Io direi di livellare a 7.500, direi. No, non 8.000, ma 7.500. Ok. Questo lo... Ok, quant'è? 48.
Ok. Stiamo salendo, ma non abbastanza. Anzi, oppure puoi fare il momento, farlo salire fino a 8000. Se regge. O mi sposto, lo disconnetto, perché sennò qua ci schiantiamo contro le montagne, perché le vedo molto vicine. Praticamente, non abbiamo un grande razzo di salita qua. E penso proprio di sì, che ci stiamo a schiantare contro le montagne, ci picchia a me. Allora, di qua, vira, ok, vira, vira, abbiamo tutto un sole dentro, vira, e ne facciamo se no. Ok, no, io voglio, ok, no, perché, no, non voglio salire, perché stai a salire, ok, ci passiamo accanto a questa montagna, ci manteniamo 7500, ok, abbiamo tutto motore, ok, sali su, ok, ora scendi giù. Ok, stiamo arrivati a livello, ok, tremiamo, ok, ci siamo passati la montagna, Dio mio grandissimo, tira su, porca miseria. Oddio, se ce la facciamo siamo dei maghi. Allora, andiamo dove è più bassa. Siamo altissimi, siamo a 8000 piedi, ok, alla faccia della sicurezza del trasporto aereo. Allora, vai, sali, che pelo, siamo a 300 metri dalle montagne, porca miseria. Ok, ci stiamo separando, ok, santo cielo. Ah, Dio mio. Aspettate che non so più dov'è ora l'aeroporto. Mi sono disconnesso. Allora, vediamo. Ok, stiamo buoni, vai. Ok, stiamo andando verso l'Avena, ok. Ma mettiamo pure nav mode, vai. Ok, e l'ha acceso. Quanto è? 8000. No, mettiamogli 8500. Devo stare ad 8000 GL. Qua mi sto schiantando contro le montagne praticamente, per i loro giochetti. Ok. Ok, ci abbiamo tutto motore dentro. Questo lo allineiamo. Abbiamo 239. Ok, mid-search abbiamo pochissimo. Siamo ancora a salire. Mo' ci schiantiamo. Mi sa. No, devo disconnetterlo di nuovo. Porca miseria, ci stiamo schiantando contro le montagne. Porca paletta. Dio mio, volai in montagna. Sali. Ah, andiamo verso il passo, ok, allora saliamo, ok, non topo io indietro se non ci vedo niente, ok, allora saliamo e ci prendiamo sto passo qui, stiamo salendo a 9000, giusto, cosa buona e giusta, se no ci schiantiamo contro le montagne, ok. Ok, ci siamo passati il picco delle montagne. È un volo questo da paura, veramente. Allora, metti in up mode. Ok, roba da schiantarsi come quella ragazza. Ok.
Vediamo quanto distiamo, non ci sto capendo più niente. Allora, quanto distiamo ancora? Ci siamo praticamente. Eh sì, stiamo su... Quant'è la prua? Siamo sull'ultimo punto, mi pare. Cos'è l'ultimo? Non vedo. Porca miseria. Sì, siamo sull'ultimo, sì. Quindi dobbiamo riportare ora l'ultimo Châtillon. Châtillon. Over Châtillon. Ok. Torniamo al nostro simulatore. Ok. Vediamo un secondino di contattare qualcuno. Need export list. Host. Cosa buona e giusta. Fuel pump on. Select runway. Un secondo, fermi, non so la pista, aspettate un secondo. Metar, allora, aspettate un secondo, un istante, non so la pista in uso. Ok, accendo il... Ok. Prendiamo il software, un secondo, perché non so la... Vedo il vento che da tre nodi, quindi in realtà potrebbero essere tutte e due le piste. Vediamo, facciamo un controllo veloce. Comunque sia. Eccolo. Allora, Lima India, Mike, ok. No, 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 no. Allora, Lima India, Mike Whiskey, Aosta, ok, update. Vi faccio caricare il Notam. Scusate, il Metar. Qua mi dà 14 nodi. Strana sta cosa. Perché non è aggiornato? Domandone. Metal, vediamo, ricarichiamolo. Ora mi è cambiato. Porca. Ora mi dà sti 280, 14, 5006, una miseria. Allora, ricambiamolo. Il tempo evolve. Siamo noi che non evolviamo. Da 280, com'è? 280, 14. 16 gradi. Vabbè, 16 gradi c'erano. 280 14. 280 14. Wind. Aspetta, fino a quanto? Al suolo, quindi ok. Questo facciamolo fino al 2005. 280 14, 280. Il vento. Ok, 280. Dicevamo le nubi queste sono broken a 5600, quindi 5600 facciamo 6600 via. Allora broken uffi, allora 6000, facciamo 7600, 5600 e ok, cumulus. E questi altri che sono 9000 li togliamo. Ok. Ok. E la pista, qualche cosa ci dà di pista? Mi dà 27 qui. Perché se io mettessi questa, no, aveva un tail da mostruoso, quindi 27. Pace. Pista 27. Full stop landing. Announce position. Oddio. Allora, Dio, mi aspettate un secondo. Togli l'autopilota. Ci stiamo a schiantare contro la montagna. Allora. Ok. Aspita. Fai troppe cose insieme. Dobbiamo passare sopra. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta, non ci siamo schiantati. Vediamo quant'è. Ce l'avevamo un pochino di separazione, via. Alla fine ce l'avevamo. Abbiamo fatto un po' un volo kamikaze. Però, allora, torniamo a noi. Allora, ok. Trimmiamolo di brutto pure. Allora, autopilot. Map mode.
Ok. Allora, siamo sulla valle, mi sembra di essere, e quindi potremmo anche scendere ora, direi io. Sì, direi che possiamo anche scendere. Mettiamo il razzo di 1500 in discesa. Boh, ci mettiamo 1000, tanto non lo so qual è la quota, non lo ricordo. Position di nuovo. Chiudi sto coso. Allora, ok. Possiamo togliere manetta. Se andiamo in fuorigiri. Allora, ora siamo vicinissimi. Mettiamo Rover Chantillon, siamo. Aspettate un secondo, non si vede nulla. Allora, Caltrin, ok. Ok, mettiamo manetta 0. Ok, manetta 0, ci avviciniamo un po', ok, manetta 0, stiamo decelerando come volevamo, vediamo se la velocità di simulazione è 1, sì, guardate che bello, vediamo se ci abbiamo i danni, ma mi pare di sì, l'avevo visto prima, sì, abbiamo i danni, abbiamo solo engine, com'era? Eccomi, stiamo continuando il nostro volo. Siamo quasi sul Champignon. Mettiamo un po' di zoom. Lima India Delta Tango 6. Ok. Ci siamo in rotta. Vedo una cosa brutta, 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 brutta. Poi è pieno di montagne, raga.
Diamo tutto motore. Quanto stiamo? Ok. Allora, ora scendiamo, mettiamo come quota finale 1000, scendiamo a 1000 piedi al minuto. No, mettiamo un altro po' di manetta. Bianco, ci siamo, la destinazione, ok, e davanti a noi l'aeroporto. Quant'è la quota? Fatemi vedere un secondo. Ok, non si vede niente. Allora, sono 4000 piedi e le position 1800. Quindi mantenermi a 2008 in circa. Allora, manteniamoci a 2008 in circuito. Ci siamo. Allora, benissimo. E qua, però lo faccio vedere un pochino più a distanza. Abbiamo campato in Turchia a Bruken a 5008. Weather, verifichiamo se l'ha preso. Customize, ok, verifichiamo. Sì, Cumulus a 5008, broken. Sì, light, ok, sì, l'ha preso. Il vento al suolo, vediamo se l'ha preso, velocemente un istante. Vediamo se io gli ho messo 200 wind, siamo da 2008, che è la quota anzi 2009, 14 nodi, 280, ok. Guardate che bella la vallata, col fiume. Noi stiamo in discesa, abbiamo rischiato la vita tra le montagne. Abbiamo il nostro landing light, abbiamo il nostro pitot tube, pitot tube acceso, e stiamo scendendo. Eccoci qua. Benone, la grande, questo lo metto su. Allora, andiamo nel nostro bel cockpit. Allora, ok, tra un po' dovremmo vederlo e riduciamo la visibilità, perché in realtà non c'è questa visibilità quando c'è questo tempo. Ci sono più di 10 km, ma non 32, quindi ora metteremo visibility 60. Ok. Eccoci qua. Abbiamo l'aeroporto a quante miglia? Ok, ci siamo. Ok, sta virando. Stiamo a 4500, mettiamo motori a zero. Vista ancora in miglia, 10 miglia sono. Allora posso anche ridurre il ratio, posso ridurre a 500 il ratio. Diamo un po' di manetta, ok. Boom. E ci facciamo il nostro circuitino, ricomunichiamo posizione.
Vuoi che si chiude quella porta? Sì, mi sa di sì. Sono 9 miglia. Mettiamoci nel nostro cockpit 3D. Allora, stiamo a 3008 in discesa. Mi sa di sì. Questa è la vallata, noi stiamo dentro la vallata. E mi sa di che quello è proprio l'aeroporto. Se ci va bene. La strada è quello là sotto l'aeroporto. Ecco qui. Allora, mettiamo un po' di zoom. Ok. Ora la miscela dovrebbe essere intorno al 60-70, 50%. Miscela ora, tanto non è un problema, non so, ma tanto ok, eccoci qua, tutta miscela e mo togliamo l'autopilota, possiamo anche togliere. Non riuscire a vedere questo aeroporto, ancora non riesco a vedere benissimo a questa distanza. Allora, no, pensavo fosse quella la pista, ma non si vede bene. Si chiama la valle, prima o poi lo proveremo sto aeroporto. Dista 6 miglia. 6 miglia. E quella è la zona che dobbiamo evitare. Ok, fino a lì ci arrivo. Ok. Facciamo zoom ancora. Ok. Ci siamo. Insomma, 5 miglia, 10 km. 10 miglia. Magari dopo. Ho sbagliato io. Eh sì, dobbiamo vederlo. Caspita. Allora.